Alleluia, alleluia, alleluia. Per la sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Slava tebi, Gospodine. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme, avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate. I farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. E diceva ai suoi discepoli: dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Parola del Signore. Slava tebi, Christe. Draga braccio e sestre, cari fratelli e sorelle, abbiamo appena sentito il brano del Vangelo secondo Marco, che ci parla, come tante volte, che Gesù si scontra con i farisei. Ma oggi vediamo che il Vangelo ci parla anche degli scribi, coloro che sono venuti da Gerusalemme, molto probabilmente come aiuto nel a provare che l'insegnamento di Gesù è contrario alla tradizione. Se leggiamo la Bibbia, vediamo che Gesù spesso è nello scontro con i farisei e con gli scribi. Lui non è nello scontro con loro perché vuol cancellare la loro fede, la fede dei padri, ma entra nello scontro per il modo in cui loro osservano questa fede e la presentano agli altri. In un certo modo Gesù desidera liberare quella fede dalle catene, dalle cose imposte, vuol sistemare la fede nel cuore, cioè nella sincerità della nostra opera. Gli scribi e i farisei dell'epoca di Gesù hanno creato dalla religione
una religione complicata, una religione con i precetti quasi impossibili, una religione che opprime la gente ci cade sotto il peso di quella religione e senza speranza rimangono così per terra, sapendo che rialzarsi di nuovo significa cadere di nuovo, ricadere di nuovo e che saranno puniti a causa di queste cadute. Quindi hanno creato una forma di religione nella quale l'uomo è continuamente contro la propria coscienza, sotto il controllo di Dio che ci controlla per poterci punire. Perciò Gesù reagisce. Lui offre una via nuova, una via che non è facile, ma una via che nel fondamento ha l'amore, una via che come motivazione ha la speranza che da ogni situazione c'è la via d'uscita. Dietro la tenda del dolore c'è qualcosa di molto più grande, è il volto di colui che è il nostro creatore, il volto di colui che ci ama veramente. Purtroppo nel mondo moderno la misura della felicità non è più la pace interiore, la misura della felicità è il successo che abbiamo raggiunto affinché gli altri possano ammirarci. Un tale sistema di pensare sempre di più entra tramite vari modelli di spiritualità anche tra i fedeli. E cosa succede? Se guardiamo meglio la nostra vita, allora vediamo che noi stessi incontriamo lo stesso problema nella nostra vita. Spesso succede che noi sappiamo che cosa va bene, leggiamo in qualche libro buono quali sarebbero le caratteristiche di una buona spiritualità, e allora questo vogliamo presentare come l'ideale o come il livello momentaneo della nostra vita, e lì siamo divisi dentro. La fede non è più il cammino, la crescita verso qualcosa, ma la fede diventa l'obiettivo che abbiamo raggiunto e come facciata esteriore la mettiamo per coprire tutti i problemi che ci opprimono nella vita. La cosa peggiore è quando le persone in un tale stato, in una tale spiritualità, desiderano proiettare una tale spiritualità su tutti coloro che incontrano. La fede purtroppo in tali situazioni non è più fede, ma spesso diventa ideologia. Perciò Gesù oggi usa la parola ipocriti, è la parola tradotta dal greco, e dice hypocrites in greco. Questa parola significa attori nel teatro, attore che si presenta qualcuno che non è nella vita reale, e quando le luci si spengono, quando le tende si abbassano e la gente se ne va, l'attore toglie i propri vestiti e ritorna nella propria quotidianità. Cari fratelli e sorelle, la fede nella nostra vita non deve essere una maschera perfetta che vogliamo mostrare agli altri. La fede non è un riassunto dei precetti da vivere. I comandamenti nella spiritualità non sono i comandamenti nel vero senso, ma sentieri che ci parlano e ci dicono su quale via dobbiamo andare. Possiamo ricordare un evento dalla vita di Gesù. Gesù viene camminando sulle acque verso i suoi discepoli che erano nella barca, e quando Gesù viene, Pietro desidera essere più vicino a Gesù e comincia a camminare sulle acque, ma appena vede un venticello leggero comincia a dubitare
il frutto di quel dubbio è che Pietro comincia a fondare. Ma è bello ciò che Gesù dice a Pietro: io ho pregato affinché la tua fede non venga a meno, e tu rafforza i tuoi fratelli. Sapeva che Pietro era debole, sapeva che Pietro dopo l'avrebbe tradito, rinnegato, eppure lo sceglie, non rinuncia a lui. Signore ha costruito sulla debolezza umana la sua comunità. Questa è la vera bellezza della nostra fede, la coscienza dei nostri limiti. Eppure così puoi essere la mano della salvezza a qualcun altro. Perciò anche noi non dobbiamo costruire la spiritualità nella quale faremo vedere agli altri che siamo perfetti. L'amore vive dall'umiltà. Ogni vera spiritualità è basata sull'amore e sull'umiltà. Gesù viene per servire e non per essere servito. Perciò anche noi non dobbiamo essere fedeli perfetti negli occhi del mondo, ma dobbiamo cercare Dio nell'umiltà, e allora Dio con i suoi tocchi di grazia ci farà sempre più capaci su quel cammino. Io non sono tranquillo e felice se sono più grande o più piccolo dell'altro, non sono completamente felice se sono migliore degli altri, ma sono felice se ho la pace nel mio cuore, sono felice se sono puro, perché soltanto se sono puro, Dio, che è sorgente di gioia e di grazia, può incarnarsi nel mio cuore. Cioè può riempire lo spazio vuoto dentro di me con la sua presenza, con la presenza che è sorgente della vera gioia. Un pericolo che possiamo notare oggi è nella preghiera personale. Spesso abbiamo le persone che dicono: io ho il mio modo di pregare. Che modo è? Io parlo con Dio. Questo dobbiamo dire è una cosa molto bella, ma un tale tipo di preghiera non può essere l'unica preghiera nella nostra giornata. Questa preghiera può essere come preparazione prima della preghiera del Padre nostro, del Rosario. Ma è molto importante dire che la cosa più importante per la preghiera personale è incontrare la parola di Dio, perché la parola di Dio è la parola davanti alla quale i discepoli trovano la via, la parola che ammonisce. Se io continuamente parlo con Dio solo con le mie parole, senza leggere la Sacra Scrittura, c'è un pericolo serio di costruire la spiritualità secondo la propria misura. Esiste il pericolo che cominciamo a giustificare i nostri atteggiamenti, addirittura i nostri peccati, davanti alla parola di Dio. La nostra coscienza diventa sempre più limpida davanti alla parola di Dio. Possiamo porre le questioni sulla nostra vita. Nella parola di Dio troviamo nutrimento per la nostra anima, che trasforma il mio cuore, perché esso possa amare come Cristo ha amato, perché io possa perdonare come Cristo ha perdonato. Perciò, cari fratelli e sorelle, apriamoci a questa parola, fermiamoci su quella parola, e la fede per noi non sarà più la facciata o la maschera, ma farà parte della nostra vita, che darà carattere al nostro comportamento, alle nostre parole, alle nostre opere. In questa speranza sia lodato Gesù Cristo.
Adesso professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. I iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Pomolimo se. Preghiamo. Za tvoj sveti narod. Per il tuo popolo santo, per la tua chiesa, affinché sia annunciatrice gioiosa della tua salvezza per tutti gli uomini, preghiamo. Per tutti i cristiani del mondo, affinché al primo posto mettano la fedeltà a Cristo e al suo Vangelo, preghiamo. Per gli uomini nella politica, cultura, scienza e media, affinché ascoltino la tua voce nella loro coscienza e parlino e facciano bene ad ogni uomo, preghiamo. Per tutti coloro che sono trascinati dalle bugie e dagli insegnamenti falsi, illuminali con il tuo spirito affinché possano ritornare sulla retta via, preghiamo. Per questa comunità radunata nella mensa dell'amore di Cristo, affinché col cuore si avvicini al proprio Maestro e con la vita santa glorifichi te, Padre Celeste, preghiamo. Per i nostri fratelli e sorelle defunti, sii tu, giudice misericordioso, e accettali tra i tuoi scelti e santi, preghiamo. Dio Onnipotente, tu ci hai invitati a vivere la tua volontà. Ti preghiamo, donaci il tuo spirito e aiutaci di poter camminare permanente sul cammino che ci ha mostrato tuo Figlio Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.